Bentornati signori sul canale, terza puntata. Oggi dovrebbe aspettarci una situazione un po' più equivoca del solito. Oh, dove ero rimasto? Ok, stavo andando a cercare questi qua sotto e anche là sopra, il sito. Insomma, c'è da passare il turno. Io chiudo i video passando con i turni che devono ancora passare, in modo da rompermi per bene il cazzo la volta dopo. Pubblicità. Questo va qua. Fium. E questo va qua. Sommergiare. Oh yes. E ora aspettiamo che arrivi anche la nostra nave. Ok, vedete che sono saltati fuori questi fottuti fucking pirati. Andiamo ancora con Turtle, che prima era andato bene. Dai, diamogli un'occhiata al volo. Sta battaglia dovremmo vincerla, secondo me. Non che ci sia niente di bello da vedere, però visto che... Ecco, posso fare skip to action. Le nostre due navi, che sto giro incazzatissime, sparicchiano alla... Metto velocità 2. Loro tirano i loro bei missili. Dai ragazzi, però, fatela giù. Ok, la stiamo hittando. Niente, mancata, hittata. Da vedere che non riusciamo a farla giù neanche adesso. Dovrei un po' migliorare il setup di queste navi, probabilmente, però sono lontane per adesso. Non riusciamo a distruggerla, è allucinante. Ho libito. In due navi non sono riusciti a farla giù. Niente. Sì, è inutile che... Cioè, ci siamo, eh. Siamo lì per lì, ma non ce la facciamo per un non niente. Pareggio. Che schifo. Noi non abbiamo subito danni, però lei invece si è tutta ammaccata la carrozzeria. Belle sta. Qui invece come siamo messi? Possiamo battagliare noi, volendo. Qual è l'altra nave? È messa di merda quella che scappava l'altra volta, inseguiamola. Sì, non faccio il coso. Qua andiamo. Oh, facciamo plasma distortion. Decisive victory. Abbiamo annientata la nave, distrutta totalmente. E adesso qui abbiamo questi bellissimi pirati che sono. Tra l'altro, qua è finito l'universo? Non si può uscire da qua, loro sono chiusi in questa sacca. Ne prendo possibilità per fare un paio di esplorazioni con le sonde. Ah, degli altri reietti, degli altri Exile. Chissà perché erano su questo pianeta abbandonato. E qui cosa abbiamo? Della materia oscura, ok. Beh, a questo punto allora andiamo verso nord. L'unica roba che vorrei capire è... La mia popolazione del mio pianeta. Scusate. 4 imperiali e 2 Yusho, che dovrebbero avere un po' un peso, però visto che non sto facendo niente in tal senso, non so che peso abbiano. Lasciamo... No, invadere non possiamo invadere perché secondo me hanno delle difese schifotroniche. Facciamo che guardiamo questa zona qua, così qualsiasi cosa si muova e arriviamo nel collo. Dobbiamo passare per arrivare di là. Oh, l'outpost è stato creato. Possiamo andare a dargli un occhio. Traitor's Reach, guardate, Tons of Spazio ed è questo è anche colonizzabile. Iniziamo a buttargli dentro il drone e le solite cose che abbiamo fatto anche di là, più o meno di base. Non vado più di tanto oltre per ora, però possiamo evacuare. Se avessimo delle navi potremmo evacuare, mi pare. Adesso non mi ricordo più bene come si faceva. Ci arrivo, eh. Possiamo spostare una popolazione, visto che qua siamo in overpopulation. Questa, no. Sento come si faceva evacuare le persone. Non evacuare, spostarle. Forse serviva il porto proprio. Per mandarla in un'altra galassia serviva il porto, mi sa. Era un'opzione che c'era da qualche cazzo di parte, vi giuro, non mi ricordo. Vabbè, se mi verrà in mente lo facciamo. Allora adesso io parto con... Ah, anche qui non stiamo più costruendo niente nella nostra capitale. Facciamo una settler anche qua, che al prossimo turno verrà costruita e andremo a Laz. Adesso andiamo full expansion. Qualche nave che deve ancora muoversi, ok, questa qui che è di passaggio, che è riuscita a passare, ci va da Dio noi, a me va benissimo così. E
Non mi viene. Demografia aumentata, figa, difficoltà a parlare, ragazzi, è stata impressionante. Ok, finita la settler, finiti gli effetti della visione delle droghe, e no, il nostro impero ha accesso alla città, agli artefatti della città perduta? Non ho idea di cosa servano, ma va bene. Grazie. Ok, iniziamo ad andare a espanderci per conclamare qua. Loro ovviamente probabilmente vogliono andare a vedere qui che cazzo c'è per farsi gli amici, ma noi siamo un po' più coriaci di loro e siamo già portati avanti, quelli staranno sotto la nostra influenza. Buono, la mia nave settler è passata, quindi questi qui posso dirgli di iniziare ad andare anche loro qua. Giustum e Nidla, giusto? Giustum, è giustum così. Vorrei provare, butto colonizzazione anche qua a fianco, colonizziamo ovunque, a noi ci serve... Ah, eccoli qui che sono arrivati, quelli là, quando li abbiamo trovati hanno dovuto fare tutto il viaggio fino alla capitale, ora sono arrivati, a me serve assolutamente di trovargli un pianeta, cioè di piazzare da qualche parte, se n'è finita. E tra l'altro, a parte quello, aumento anche, aumento l'interplanetary transport, probabilmente è quello lì che mi fa spostare... Che mi fa spostare le persone. Tra un turno abbiamo finito anche la ricerca e poi c'è da ricercare qualcos'altro. E io quasi quasi salirei qua. Allora, cos'è che ci danno questo? Questo ci fa fare manpower, che non è male. Questo ci dà il support dell'XP sulle navi. Oppure qua cosa abbiamo? Qua ci suggerisce questo, che è Adaptive Bureaucracies, che ci dà più felicità. Però quando fai l'improvement Xenology, perché io voglio andare, dov'è che si miglioravano le navi? Qua posso farlo già adesso? Ok, questo qua ci dà un nuovo ship designer, che non è male, e poi dopo qui sì, dai, facciamo quello che ci suggerisce lui in tal senso. Chiudiamo il turno. Abbiamo finito, ora possiamo comprare le cose con i soldi e in più possiamo creare questo Intergalactic Supermarket, che è una cosa che vorrei. Siamo amici con questi qua, ora questa fazione ci darà una buona porzione delle loro risorse e un'azione speciale sarà possibile farseli veramente amici, che è Assist. Yes, lo faccio. Allora, per centinaia d'anni gli Ambler hanno guardato il paradiso e cercato di carpirne i misteri nel loro sistema solare. Questi sistemi hanno delle meraviglie naturali, ricche a ogni immaginazione. E forse una strana vita aliena? O forse sono semplicemente mondi morti, delle tombe di polvere, di dust, di civiltà ormai estinte? Vabbè, la domanda è quella. Posso aiutare? Esplora la costellazione di Ambir... Per conto dei nostri amici qua, dovrebbe essere abbastanza facile, potrebbe generare alcune belle scoperte. Prendiamo la civilizzazione minore, prendiamo soldi 100, se ce la facciamo, ok, mi fai vedere quale cazzo è questa cosa qua? Ah, ok, devo continuare a farla spam fino a quando... Search curiosity until they feel content, devo continuare a fare esplorare fin quando loro non sono contenti. Oh, va bene, non ho troppi... La tua flotta nel sistema di Laz ha rallentato dalla velocità della superluce quando un coso di... le rocce arrivano. Cosa posso fare? Meno 20% di Elton Fleet and Garrison o navi? Per un turno, sì, distruggiamo le pietre o le studiamo. Se le studiamo ci pigliamo un po' delle teghe, se le distruggiamo invece perdiamo solo velocità. Ma no, dai, studiamole, prendiamoci un paio di teghe, non fa niente. Vorrà dire che è andata così. Chi è che non sta facendo un cazzo? Questa qua. Vai, ciccia bella, pasticcia bella. Colonizza sto pianeta che non ha cibo e quindi ci peserà sulle casse a noi. Guardiamo il colonialismo.
nostra astronave là che arriva. Bel pianeta che sembra tipo il film di Mad Max. Possiamo usare un po' dei nostri soldi anche qui per boostare la cosa, e lo faccio. Gli boosta un po' il cibo, quindi ci inculano meno cibo a noi. Perché tutto quello che non riusciamo noi a dargli, cioè tutto quello che gli serve, ecco, infatti noi siamo a zero. Glielo stiamo passando tutto all'outpost. Questo ovviamente farà sì che gireranno un bel po' i coglioni alle persone. Però al prossimo turno si libera questo, quindi dovrebbe entrare. Adesso vediamo, qua è un po' la cardiopalma. Ma cosa abbiamo scoperto? Facciamo passare questa cosa qua. In ospedale, strano. Però c'è una curiosity che possiamo esplorare. Pianeta vuoto? Ah no, ha dei buchi, è un groviera. E abbiamo scoperto una battle tactic. Interesting. E in più ci sono delle mucche su questo pianeta. Segnali di forme di vita che possiamo tenere come animali, che danno felicità nell'impero. Oppure come mucche, danno più cibo. Non serve cibo. Ci cibiamo di loro. Andiamo di qua. Allora, qui doveva venire pronto questo, così non è stato. Però pace, forse era il prossimo turno, infatti non è ancora passato. La nave là sta andando, qua stanno andando, e niente, va, skip. Si skippa. Ok, la scienza ripaga. La tua flotta è danneggiata ma sopravvissuta, i segreti sono stati causati, abbiamo più 20%, più 15 di produzione sulle colonie dell'impero per 10 turni, mi sta bene. Purtroppo non possiamo fare qua, visto che ho fatto là in alto e non abbiamo cibo per mantenerla entrambe, quindi per ora quelli lì stanno stazionati lì. Potrei... che i pirati sono là. Qua ci sono delle anomali da controllare. Giusto per, sì che ci sono. Per un turno li facciamo rimanere qua, poi decido cosa fare. Fauna ostile. Porca troia. Cosa? The Good Life. Mentre esplorai questo pianeta, si è arrivato a scoperto una piccola comunità di Horatio. Apparentemente sopravvissuti a un incidente spaziale. Questi, guardateli, si sono costruiti sulle cose... Comunque che vive una vita felice. Queste persone hanno vissuto su questo pianeta per una decina d'anni, vivendo in un clima tropicale, adorando le rocce, le conchiglie e altri oggetti inutili, c'è scritto. Sono abbastanza sorpresi quando gli dici che la loro piccola conclave è lontana da 1 o 2 anni dall'essere distrutta da un cataclisma naturale. Gli aiuterai a trovare una nuova casa? Devo portarli in un posto dove vivo io? Ok. Quindi ho 4 navi. Qual è la loro? Questo Saviors sarà, perché... No, Lost Horatio, eccola qua. Ok, allora. Allora, qua non mi piace neanche un po' la sito. Come faccio a splittarle? Così ne ho 3. No. Ok. Questa flotta qua di 2 verrà scortata e andranno... Tritos Reach? Non abbiamo la tecnologia. Quindi... Per ora li riportiamo verso la mia capitale. Quegli altri 2 invece rimangono qua, assieme emergiati, e combatteranno nel caso gli venga addosso qualcosa. Quindi la mia esplorazione lì sotto è già bella che è finita. Qui sopra invece cosa abbiamo trovato? Tossico colonizzabile, ma fa schifo. Un po' di neve. Non potete entrarci dentro? No. Qui, ok. E noi dovremmo aver finito però qui... Ok, abbiamo liberato gli slot di quel pianeta qua, quindi è arrivato un po' di cibo. Come siamo messi qui? E abbiamo 14 alla fine dei conti in questo sistema, il che va bene. Ok, io posso spostare della gente di là però.
Cosa che faccio? Ah, allora, vediamo un attimo come sono messi loro. Questi qui non hanno tante menate. Questi qui sono contenti nei paesi sterili. Questo però non è sterile, è temperate. Quindi, buono, questi qua li mettiamo di qui. Cerchiamo di splittare la popolazione in maniera. Ecco, ok, abbiamo ribilanciato la situa. Quindi c'è cibo per tutti e nessuno rompe le palle. Mentre qua si sta facendo la cosa. Ok, stiamo viaggiando abbastanza bene. Qui poi creiamo l'interplanetary situa. E cosa facciamo dopo? Questo non sarebbe male perché qua. No, è più 83%. Facciamo l'intergalactic. Dai, intergalactic menata. 11 turni non sono tanti. Io direi che però forse è arrivato il momento di. No, non è arrivato il momento un cazzo per ora. Sì, no, è arrivato il momento. Guardiamo la nostra patrol e uppiamola. Allora, abbiamo le sonde. La velocità possiamo. L'ho appena tolto, vero? Puttana Eva me. Il fatto è che io non ho niente da uppare. Cioè, possiamo aggiungergli solo scudi o altre menate. Altre sonde non è possibile, a meno che gli tolgo velocità e la velocità gli serve. Posso aggiungere un laser? Che distrugge gli scudi, mi pare. Una roba del genere. Costano un po' più a produrre, ma almeno guadagniamo un pochino. Ok, applico questo design. Ok, io però volevo cambiare le cose di battaglia. Allora, qua ci sono il pool delle tattiche. Ovviamente, più si va avanti, più possiamo cambiare gli slot. Possiamo aggiungere slot per avere un pool più largo. Mi è piaciuto Power to the Shield, ma Turtle non tanto. Noi abbiamo anche Gravity Distortion e Influential. Non so bene. Focus Inflicting Either Damage. Focus on Acquiring Post Battle Bonus. E questo Focus on Defense. Più 30 soldi gained se distrutto più 10. Quasi quasi Take Trophies anche non è male. Qua però si va a Medium Range, Short Range. Questa è migliore. Gravity Distortion. Quindi io la swappo. E salvo, così quando faremo altre battaglie probabilmente avremo la possibilità. C'è anche la possibilità di migliorare giusto la nostra fanteria, costa 200. Ma sì, per ora però non serve un cazzo quella roba qua. Ne lasciamo perdere, andiamo così. Passiamo il turno. Tritor Ridge finirà di costruire quelle situe là. Siamo belli lontani dall'arrivare a quello che ci serve per la missione del successore. Oh, cazzo. Questa è grossa. Una grossa nave di quei bastardi. Non è mio problema. Se mi attaccano, sono veramente degli stronzi. Ah, io ero già in orbita qua. Sono da disable. Per qui abbiamo un bel po' da esplorare. Abbiamo un sacco di sonde, ne abbiamo 4. Dark materia oscura. Questo ci farà avanzare un bel po' nella missione di quelli là. Oddio, che è successo? Uno dei pianeti nel sistema, che appariva senza vita e povero di risorse, ha un secondo scan, ha rivelato qualcosa di differente. È un ologramma. E c'è qualcosa di nascosto sotto questo camuffamento. Forse puoi capire com'è. Perdiamo un po' di scienza per 10 turni, ma scopriamo cos'è. Sì, no, voglio vedere cos'è. Cioè, fammi, must vedere. Abbiamo soddisfatto le ricerche di quelli là, degli uomini pesce e lucertola. La galassia è ancora un posto intimidatorio per loro, ma con queste informazioni sono abbastanza contenti, quindi riserviamo il nostro step. In più. Cazzo è questo qua? Master ora simulate. Ah, beh, abbiamo simulato quello, quindi ci dice le situa. E vedete, ora sono con noi. Li abbiamo tirati sotto di noi. E qui c'era una delle loro navi che voleva andare a rompere le palle. Ma noi li abbiamo assimilati, quindi potete picchiarvelo in quel posto. Ora le loro due navi, due shuttle, sono nostri. Vediamo cos'è che hanno qua. Hanno un pianetino di merda. Hanno veramente un pianetino di merda che è quasi pieno, che è sterile. Le nostre guardie là non stavano meglio sui pianeti sterili?
Sì, dovremmo spostare là uno di loro e portare uno di loro da noi quando possibile. Per ora diciamo che qua gli facciamo costruire i droni. Vi siete messi a cibo? No, ma a voi non serve questo qua. A voi serve più. Devi darmi dei soldi. Sì, soldi, soldi. E in più abbiamo anche questo. Facciamogli studiare la situa a loro, ok? Senza menate. Allora, interessante sviluppo questo qua. Sì, voi per ora difendete. Questi qui li devo portare qua, che poi dopo possiamo ridistribuirli. Purtroppo tra i Zosrich non ci si arriva. E qui in alto abbiamo sparato. No, qui in alto non abbiamo finito, abbiamo ancora da sparacchiare. Abbiamo ancora due. Ok, dell'Imperium abbiamo ricevuto e abbiamo scoperto. Un bel posto questo qua, ed è colonizzabile. E qui abbiamo trovato dei lanciamissili basic che possiamo infilzare da qualche parte. Io andrei a nord. Stiamo allontanando un bel po' dalla nostra base principale, però l'esplorazione è questa. Abbiamo. Ok, finalmente possiamo disegnare dei nuovi tipi di navi, ragazzi. Abbiamo le. Quelle di difesa e quelle d'attacco, che è quello che volevo. Un bordello di roba è stato costruito e lui è salito ancora di livello. Possiamo assegnare ancora un punto. Più un'influenza per popolazione sui pianeti, vai. Perfetto. E io direi che questa puntata si può concludere anche qua così. Nella prossima, signori, costruiremo una flotta. E daremo un'occhiata un attimino come siamo messi in tutta la nostra bellissima colonia, cioè in tutto il nostro impero spaziale che si sta allargando piano piano, anche qui al Laz, che al momento sta solo in difetto di soldi e che sono anche abbastanza contenti. Comunque questo è quello che è stato fatto per oggi. Vi saluto e vi mando alla prossima puntata, ragazzi.